Ciao. Allora, intanto la canzone è veramente bella, a noi qua piace molto, per cui insomma Conferenza siamo stampa di Coma Cose. allenata, ma come state vivendo questo momento, che vi vedo anche abbastanza favoriti, con qualche, rispetto insomma, a qualche anno fa, se siete cresciuti, siete maturati, e che cosa c'è, cosa vi aspettate da questo Sanremo e cosa c'è dopo, così lo fate tutto insieme, grazie. Ok. Grazie. Ma allora, siamo ovviamente molto felici del risultato, inaspettato, siamo onesti, perché comunque è una canzone anche forse che va ascoltata un po' di volte. È una storia, noi la definiamo sempre una poesia in musica perché ha un suo decorso e cresce pian piano e forse il messaggio proprio arriva alla fine anche da un punto di vista armonico, le due voci che finalmente si incontrano. E per me è stato molto bello che sia arrivata anche la performance estetica della canzone, perché volevamo che desse un valore aggiunto, volevamo quasi che raccontasse anche con il corpo, con l'intesa, quello che era il sentimento insomma, che è descritto nel testo. E, è un Sanremo diverso, è un Sanremo ovviamente aperto, finalmente vi vediamo, vi conosciamo in 3D, e quindi sono tante emozioni nuove, però poi tutte le sere, quando c'è il momento in cui siamo in hotel, riusciamo un attimo a far calare la tensione, a ritrovare un po' quel clima domestico che poi ci aiuta per il giorno dopo, perché sennò sarebbe anche un pochino ubriacante ovviamente questa situazione, nel bene, però ovviamente è anche molto emotivamente intenso, ecco. Com'è che avete scelto Sarà perché ti amo? Così una piccola curiosità, è divertente, no? Allora, l'abbiamo scelta assieme ai Baustelle, era un provino in realtà che Francesco aveva nell'iPhone, che aveva abbozzato, ma fatalità era anche una delle nostre cinque proposte che volevamo fargli, perché poi, e poi in realtà la prima che ci ha fatto lui abbiamo detto guarda, secondo noi è perfetta e ci siamo messi subito ad arrangiarla assieme, l'abbiamo un po' portata nel nostro mondo. Però sì, ci divertiva l'idea di omaggiare un pezzo così importante della musica pop italiana. Poi, insomma, quartetto rifatto, perché un insomma, quartetto fatto da noi ci sembrava perfetto. Grazie. Grazie a te. Ok. Allora, la Ciao, sono parola Valerio poco poco, Pandierichi, cerchiamo non il sentiamo microfono a Ezio Sangrigoli funziona, che vi deve sentiamo, fare una esatto. comunicazione. Allora, io per deformazione Per quanti professionale, se dicono sono che c'è un problema di comunicazione con la mail per il credito al voto del primo sulla stampa a Lucio Dalla, potete comunicarmelo al numero del cellulare oppure avvicinate perché qualcuno mi dice che c'è un problema nel database, ok? Se vi è arrivata la mail, non c'è problema. Chi non è arrivata la mail, ce lo dite che con Giorgio aggiustiamo e aggiorniamo il database, ok? Grazie. Sì, ebbene sì, chi l'avrebbe mai detto, ma abbiamo deciso di sposarci. Eccola, no, in realtà no, non ancora, chi lo sa, magari in futuro, però per ora no. Sì, diciamo, stavamo chiacchierando io e Fausto di matrimonio qualche settimana fa e niente, a un certo punto gli ho detto, ma cosa ne pensi se ci sposassimo davvero? Quindi la proposta te l'ho fatta un po' io in realtà, poi lui invece è arrivato con l'anello, su quello abbiamo seguito la tradizione classica, diciamo. Insomma, Schiaccia la pila. diciamo che com'è? Chi lo sa, chi lo sa, Sì. chi lo sa. Dove ci A sposeremo? Dove ci Milano. Ah. sposeremo? No, diciamo che è tutto molto, come si dice, stato deciso all'ultimo, fondamentalmente. Io sono di spirito romantico e quindi ho detto ma sì dai, adesso mai più, era un momento intenso dove ci mettevamo in gioco e quindi sentivamo anche che poteva essere una pagina della nostra storia importante, al di là di tutto. E quando usciamo da Sanremo, quando diciamo si placano le acque, decidiamo tutto per bene. Per adesso c'è solo la promessa. Abbiamo un po' di idee, ma non abbiamo ancora deciso dove.
La tradizione dice a casa della sposa. Della sposa, sì. Però non lo so. Chi lo sa? Vedremo. Certo, lo facciamo per voi il matrimonio, solo voi, neanche i parenti. Ma sì, esatto. Assicurata, sì. Vabbè, felicitazioni a sto punto. Grazie, grazie Daniele. No, a questo punto la domanda passa un po' in secondo piano, però siete una band che piace secondo me in modo equidistante alla sala stampa e si è visto, ma anche poi adesso che entra il televoto, avete questo pregio, come ve lo vivete, come ve lo siete anche un po' costruito, perché non è esattamente comune. Beh, ti ringrazio, credo che sicuramente il fattore anagrafico svolga un ruolo importante. Noi ci siamo approcciati a questo progetto quando eravamo già più dei ragazzini e quindi avevamo già un bagaglio di vita vissuta che poi è quello da cui continuiamo a pescare per scrivere le canzoni. Forse questo fa sì anche che riusciamo a parlare a generazioni anche più adulte, perché abbiamo sperimentato proprio le difficoltà e anche le cose belle di una vita fatta di sacrifici, insomma, no? Lavori che cambiano, case che cambiano, eccetera, eccetera, e questo penso che faccia sì che riusciamo a parlare a più generazioni diverse, ecco. Grazie. Sempre quelli alti prima di me. Allora, beh, insomma, già questa notizia, oltre al brano, dà anche un po' di speranza a tante persone che magari vi ascoltano, che stanno passando momenti di crisi, che al posto di vedere, giustamente ci sono tanti brani che cantano crisi che vanno male, ma nella vostra c'è uno spiraglio. Cosa vorreste dire a quelli che stanno passando un momento così? Insomma, c'è una possibilità. Grazie. Ma dipende un po' ovviamente dalla storia che si ha poi. Nel nostro caso quello che abbiamo fatto noi è prenderci il tempo per noi stessi semplicemente, non vivere troppo in simbiosi, perché anche per il lavoro che facciamo, ma penso sia un valore che una cosa che devono fare tutti. Comunque l'individualità è una cosa importante, la personalità è anche la solitudine, se vuoi, e la riflessione personale. Quindi quello che posso, insomma, consigliare io è di prendersi del tempo un po' per se stessi, sempre, al di là di tutto, perché poi stare troppo insieme alle altre persone magari, non lo so, crea un po' di confusione, o almeno per me è così. Noi l'abbiamo risolta in questo modo qua. Sì. Paolo Giordano. Eccomi, ciao. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Allora, una premessa a Fausto, il matrimonio ha una sola regola per l'uomo, okay. Cioè l'abbiamo detta prima a Radio 2, okay. Happy wife, happy life, okay. Quindi tieni conto che okay. Ti aspetta questo. La cosa più seria in realtà, la domanda è... È piaspa anche. Dai. Quindi se io sono una persona triste di base non mi può sposare. No, no, il motto è se lui ti rende felice, la okay. Vostra vita è felice. Ok. Hai capito? Mi raccomando. Cinici, che la felicità è importante. Ok. Allora, visto che parliamo di cose serie, parliamo del brano. Allora, il brano secondo me è una specie di rilancio verso il futuro dei Comacose, perché anche dal punto di vista testuale c'è una, mi sembra, e chiedo conferma, c'è una sorta di crescita, un abbandono del gioco di parole, del calembour, dell'immagine un po' catchy, però magari usa e getta, e invece c'è una ricerca testuale più importante che potrebbe essere la nuova strada dei Comacose. Non so se ci ho azzeccato oppure se... anche questa è la mia chiave. No, è giusto il punto di vista che affronti, perché in realtà questo brano passa attraverso anche delle suggestioni
intense che era difficile raccontare con il gioco di parole, come dici tu, perché poi si corre il rischio anche, non dico di banalizzare, però di un attimo abbassare il tono, e su un brano così non aveva senso. Quindi credo che si possa anche fare una scrittura catchy, come dici tu, però cercate di dare pennellate un pochino più alte a volte. Poi dopo noi ci piace anche scherzare con le parole, magari dopo domani facciamo un brano solo giochi di parole, facciamo la hit estiva tutta piena di così, di Karen Bull, però... Sì, nell'ultimo disco li abbiamo un po' abbandonati un po', dai, rispetto al solito, o comunque magari hanno un po' una forma un po' diversa, un po' meno cadenzata, E diciamo che la poetica sta prendendo una strada nuova, però sai, è anche stimolante questa cosa qua, cambiando genere musicale spesso ci piace anche cambiare un po' prospettiva di scrittura, sì. Grazie. Grazie. Ciao. Sì, però eccoci. È il momento delle domande di quelli con i maglioncini fucsia, se si vede. Sì, siete matchati come noi. Io torno un attimo alla domanda precedente, mi attacca a quella per dire, dopo che ci si è preso dei periodi per i propri spazi, quando è che si capisce che l'altro è necessario e quindi che l'addio non è una possibilità? Ovviamente alla vostra esperienza, però tantissime coppie di lungo corso, più o meno giovani, si rivedono nella vostra storia e credo che da questo venga anche il vostro successo. E poi non ci avete detto la data del matrimonio, che è fondamentale. Grazie. Beh, la data allora non la sappiamo ancora, dobbiamo un po' capire con gli impegni lavorativi. Dopo Sanremo, ma anche dopo l'estate. Cioè, dopo se lo decidiamo, dopo Sanremo non ci sposiamo, decidiamo dopo. Comunque ve lo faremo sapere. Prego. E invece, guarda, poi ci pensavamo l'altro giorno perché ci è capitato ultimamente anche di parlare con degli amici, coppie di amici che si sono lasciati, che stanno insieme da una vita, e che insomma parlando sia con uno che con l'altro, gli ho detto ma come mai, ma non, proprio non provi più niente per lui? Mi fa no, ma io sono ancora innamorata e a volte succede che, non lo so, non si comunica bene i sentimenti, magari vengono messi un po' in secondo piano dalle emozioni un po' più sanguigne a volte. E noi ci siamo riavvicinati semplicemente perché ci mancavamo, credo, dopo un po', e banalmente solo questo. Però ecco, la lontananza serve anche a far capire la mancanza, probabilmente se non c'è una non può esserci nemmeno l'altra cosa, credo, quindi è davvero secondo me fondamentale riuscire a trovare il proprio io, mettiamola così. Quindi la lontananza come il mare era il vento, come il vento. Eh sì, aveva proprio ragione Domenico. Ciao ragazzi, eccomi. Intanto complimenti per tutto. Grazie. Ciao. 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 La prima cosa che volevo chiedervi era se ci raccontavate qualcosa sul video dell'addio. Ho visto che l'avete girato alla Scala dei Turchi in Sicilia, un video molto bello. Volevo chiedervi il perché di questa scelta e se per voi quel posto rappresenta qualche cosa di particolare. Grazie. Ma allora, abbiamo scelto questa location perché ci è venuto subito in mente quando abbiamo prima deciso di scegliere un po' un luogo che avesse un aspetto un po' immaginifico, cioè cercavamo qualcosa che fosse comunque arioso, ci piaceva l'idea di un mare, una veduta, una boscaglia, qualcosa di lontano, e abbiamo subito pensato alla Sicilia perché è un tout court di tante ambientazioni, magari senza fare troppi chilometri riesci a passare dai Calanchi, sono anche quelli nel video, che sono questa zona appunto di non saprei dire come delle montagne, però veramente suggestive, appunto alla Scala dei Turchi, che è una delle cose più belle che abbiamo in Italia a livello paesaggistico. E la scena l'ha fatta Francesca perché io soffro di vertigini, io ho preferito la montagna. E no, la cosa che ci ha fatto un po' così, insomma, specie all'inizio di questo video è la scena finale che è stato tenuto piano a sequenza. Noi l'abbiamo girata pensando come dopo la facciamo 5-6 volte, la tagliamo, il primo piano, il dettaglio, però appunto il regista ha detto no ragazzi, è questa racconta l'essenza della canzone,
E non so se ci ha convinto, comunque adesso è fuori così, no scherzo, alla fine c'aveva ragione, è bello quel momento, è intenso e credo che forse rispecchia anche un po' la performance che è successa sul palco, quindi è stato bello anche creare un qualcosa che avesse un senso comune, insomma. Grazie. Grazie a te. Grazie. Ciao ragazzi, Rachele Decata, volevo chiedervi, volevo tornare un attimo alla performance sul palco. Chi è che dei due ha l'anima, cioè chi è che ha pensato un po' alla coreografia, al gioco di luci, chi è il creativo, l'anima creativa, però relativamente a quello? Grazie. Allora, questo giro ci siamo affidati, abbiamo lavorato in realtà con una ragazza che si chiama Alessandra Valenti, che ci è stata consigliata da un nostro collaboratore, perché volevamo insomma approcciarci alla performance in maniera nuova. Noi è una cosa che comunque facciamo da sempre, dal primo concerto. Abbiamo sempre pensato come muoverci sul palco, come distribuirci, ok tu fai questo, io faccio quello, ma è una cosa che abbiamo sempre fatto assieme, ecco. Ognuno dice la sua e si mischiano un po' le idee finché non siamo d'accordo, quindi è anche un processo abbastanza lungo, come tutte le cose che dobbiamo fare insieme. E invece a questo giro abbiamo lavorato con lei, appunto con Alessandra, che ci ha dato un po' più di skills rispetto proprio alla narrativa. Lei voleva appunto che raccontassimo dall'inizio alla fine in maniera quasi onomatopeica la canzone, e quindi abbiamo costruito la coreografia con lei. È stato bello perché ha un approccio totalmente diverso dal nostro. Ultima domanda al volo? Una domanda con un sì o no, perché sennò mi prendo a calcio. Ok. A proposito delle coreografie, in finale è possibile che facciate come i Ferragnez all'Arena di Verona? Uno dei due si inginocchia dall'anello, grazie. Sono punti al Fanta Sanremo. No, la risposta è no, perché no. Già avvenuto quel momento, sarebbe troppo fiction, dai. È una cosa importante, boh, ci piaceva che rimanesse nell'intimità, ci abbiamo pensato ovviamente, però è già successo, dai, buona la prima. Perché mi dice no la seconda volta? E lui se con voi? Della consegna del premio Lunezia, che come cosa hanno vinto qualche giorno prima dell'inizio del festival, Stefano De Martino, che ci legge anche la motivazione, e intanto vi ringraziamo. Allora, diciamo che fisicamente si sublima la nostra premiazione in questo momento, perché è stata annunciata in anteprima su Rai News qualche giorno fa, appunto l'oggetto fisico, questa scultura in marmo bianco tipica del territorio lunisanese, giunge nelle mani dei nostri segnalati. Un premio Lunezia per Sanremo che ha portato fortuna, in particolare a Diodato, anche a Madame, un po' meno forse a Truppi, ma sarà stata colpa della canottiera, ma sostanzialmente c'è stato un bel plebiscito di critiche anche a favore del testo di Giovanni Truppi. Quindi scherzi a parte, questo premio secondo me è la nostra commissione, dove partecipa anche Dario Salvatori, che aveva dato la motivazione, che vi leggo. Il premio Lunezia per Sanremo va al brano L'addio dei Coma Cosa per la capacità di fotografare e tradurre in immagini, grazie ad un testo elegante ed apprezzati passi lirici, momenti di vita di una coppia che sceglie di salvarsi arrivando a voltarsi le spalle, perché conservare la memoria di una storia d'amore è già renderlo eterno. Così, affidandosi ad un linguaggio cristallino ma al contempo poetico, gli artisti affrontano le dinamiche intime di chi, in un legame, scaraventa tutto se stesso fino a riconoscere il peso delle proprie fragilità. Davanti al mio cuore c'è una ringhiera, sul tuo che è sempre stato uno strapiombo. Lo sai che mi è piaciuto anche caderci. Una ballata che, rime ben dosate, sfiora l'intimo tema della memoria. Quando, con un e forse arriverà davvero il giorno in cui diventerai solo un ricordo, o ce ne andremo via come uno stormo che con l'autunno poi farà ritorno. Narra l'importanza della consapevolezza, unica chiave per aprire la porta della verità e da lì ricostruire un legame
che in fondo sembra non essersi mai spezzato. Il messaggio veicolato arriva dritto ai sensi. Lottare per l'amato è la sola via per ritrovarlo. Del resto, scrive il duo, quel tempo andrà trascorso, non puoi cancellarlo. E comunque andrà, l'addio non è una possibilità. Una canzone introspettiva, una promessa d'amore di alto valore letterario che, complice una raffinata ed evocativa melodia, realizza bene i canoni musicali letterari tanto cari al premio Lunezia. Premio Lunezia per Sanremo e Comacos per l'opera L'addio.